Oggi due navi con oltre 6.000 persone, americani soprattutto, sono appena arrivate a Catania e stanno transitando questi crocieristi per le vie cittadine piuttosto che scegliere altre destinazioni. Oltre 6.000 turisti scesi da due diverse navi da crociera, la Koningsdam della Holland America Lines e la Explorer II della Marella Cruises, accolti da una delegazione del Palio dei Normanni di Piazza Armerina e del corteo barocco di Noto. Questa mattina il porto di Catania è diventato cuore pulsante della promozione turistica del territorio, crocevia di viaggiatori da ogni parte del mondo e teatro di suggestive attività di accoglienza al pubblico ed eventi ad alto contenuto emozionale. Iniziative organizzate e promosse dal gruppo dei comuni del Val di Noto, Sicilia Sud-Est, e presentate nel corso di una colorata e caratteristica conferenza stampa. Noi come amministratori di un gruppo di comuni che in sinergia si sta promuovendo in tutto il mondo alle fiere internazionali del turismo europee e internazionali, sono 11 comuni della Val di Noto, siamo qui presenti e al terminal crociere, in accordo con la Global Port Holding, che è la concessionaria del terminal, promuoviamo appunto il territorio con eventi emozionali come oggi. Oggi i grandi eventi, quindi il Palio dei Normanni di Piazza Armerina, il corteo storico di Noto, barocco, le arance di Sortino, che ha messo a disposizione queste bellissime macchine per spremi agrumi automatiche, piuttosto che Ragusa con la salsiccia, o Lato Marchio, che sembra un'azienda siciliana che qui promuove il territorio. Le eccellenze siciliane come motore della promozione del territorio attraverso accordi e protocolli d'intesa. 11 comuni che si uniscono per fare rete e fronte comune nell'ottica di una promozione sinergica di luoghi dalla tradizione storica, culturale, architettonica ed enogastronomica assolutamente unici. Siamo molto contenti di partecipare oggi a questa giornata di approdo dei crocieristi e il continuum di un percorso già iniziato nel lontano 2011, quando già al suo primo mandato il sindaco dottor Corrado Bonfanti ebbe questa intuizione di promuovere il territorio attraverso un protocollo d'intesa e un progetto di marketing fieristico nelle diverse fiere internazionali, europee ed oltre. Un progetto che ovviamente si è consolidato, che è maturato e dapprima è partito con appunto quattro comuni, il comune di Noto, sempre comune capofila, che ha detenuto e detiene tuttora la regia pubblica di questo prezioso progetto, e dal 2019 i tempi sono stati maturi per aumentare e ampliare la platea dei partecipanti, per cui quest'anno si parla di 11 comuni, tutti rappresentanti del territorio del sud-est della Sicilia, del Val di Noto, con tutte le eccellenze, le specificità e peculiarità di ogni singola municipalità, che però si mettono insieme, si uniscono, fanno sistema di rete, sinergia per promuovere tutte le eccellenze di un territorio che è assolutamente unico come tradizione storica, culturale, architettonica, paesaggistica, naturalistica ed enogastronomica, per cui siamo veramente molto felici e strepitosi di questi risultati assolutamente straordinari.